la cronaca dal Veneto Giulia Cecchettin. In un video la violenta aggressione da parte dell'ex l'avrebbe caricata esamine in auto. Giornata di terribile svolta quella odierna per le indagini sulla scomparsa dei due studenti universitari 22enne Giulia Cecchettin di Vico Nuovo alle porte di Padova, ma già provincia di Venezia, e il suo ex fidanzato Filippo Turetta di Torreglia sui Colligani in provincia di Padova. Nella serata di oggi, venerdì 17 novembre, 6 giorni della scomparsa, la Procura della Repubblica di Venezia ha emesso un mandato di cattura internazionale a suo carico. Poco dopo mezzogiorno era emersa la notizia che sempre la procura ha indagato il ragazzo con l'accusa di tentato omicidio. A far scattare l'iscrizione, come spiega l'ANSA, è stato un video breve e terribile ripreso sabato notte nella zona industriale di Fossò, di fronte allo stabilimento di Orra, nel quale si vede Turetta colpire a mani nude Giulia mentre i due litigano in auto. Nel video, ripreso da una telecamera di sorveglianza a disposizione degli inquirenti, si vedrebbe Filippo colpire Giulia con alcuni calci mentre si trovava a terra, tanto da farle gridare «mi fai male», invocando aiuto. Turetta viene ripreso mentre si sposta insieme alla ex in un'altra area con la propria auto, dalla quale la 22enne fugge. Rincorsa viene colpita violentemente alle spalle, tanto da provocarne la caduta per impedire che si allontanasse e producendo le quale conseguenza del Turetta caricava il suo corpo nella propria auto, allontanandosi dal luogo dei fatti e rendendosi immediatamente irreperibile. Il fascicolo, aperto inizialmente per scomparsa di persona, si è tramutato dunque in una inchiesta per tentato omicidio aggravato perché commesso dal sospettato verso una ragazza con la quale aveva un legame affettivo. È probabile che i video fossero da alcuni giorni già nelle mani degli investigatori, che già lunedì mattina erano sul luogo dove erano state trovate le macchie di sangue a Fossò. La procura veneziana ha anche disposto oggi una perquisizione durata quasi 4 ore a casa di Turetta e diramato un avviso di ricerca a livello internazionale. L'iscrizione nel registro degli indagati si è resa necessaria anche per effettuare accertamenti tecnici e ripetibili, anche a sua garanzia al fine di consentire le necessarie attività, fra queste l'esame del DNA sui reperti rinvenuti. Immaginabile le ore terribili che stanno vivendo i genitori del ragazzo e la tragedia che si sta consumando a casa Cecchettin per il papà e i fratelli di Giulia, Elena e Davide. Una famiglia già provata lo scorso anno della morte della mamma di Giulia, poco più che 50enne. Intanto non si interrompono le perlustrazioni di fiumi, laghi, dirupi e casolari abbandonati sia in Veneto che in Friuli. Per ritrovare la ragazza, dai corsi d'acqua fra Padova e Venezia, sia nell'alta Valpusteria e sul lago di Barcis Pordenone, dove l'auto è stata segnalata dal sistema Targa System. Abbandonati sia in Veneto che in Friuli. Per ritrovare la ragazza, dai corsi d'acqua fra Padova e Venezia, sia nell'alta Valpusteria e sul lago di Barcis Pordenone, dove l'auto è stata segnalata dal sistema Targa System.